Adesso c'è il sole, ma questa mattina alle 8:30 si è abbattuto su Bassano un violento temporale, forti raffiche di pioggia e vento che hanno creato pesanti disagi, soprattutto in alcuni punti della città. E allora noi siamo andati proprio per cercare di vedere e capire cosa è successo. All'altezza della costruenda rotatoria, i tre ponti in accesso a Marchesane, il vento forte ha fatto volare i cartelli posizionati dagli operai del cantiere, creando pesanti disagi alla viabilità, tanto che sul posto hanno lavorato per diverso tempo gli agenti della polizia locale che hanno regolato il flusso del traffico, mentre gli uomini della ditta incaricata alla realizzazione della rotonda si sono adoperati per ripristinare il cantiere raccogliendo e riposizionando i cartelli ai New Jersey. In Viale Montegrappa, strada completamente allagata con tombini intasati dalle foglie e detriti. Qui ci siamo spostati in Viale Vicenza, dove i residenti si sono attivati per ripulire la strada ed evitare allagamenti in casa. Stamattina il temporale è venuta tanta di quell'acqua e quell'acqua, siccome che il tubo grosso qua nel marciapiede non è pulito, le bocchette dell'acqua fa il livello. E non va giù l'acqua, puliamo noi altri, ma siamo stanchi sempre di farlo e non passano mai. E manco un stretto necessario quando c'è le foglie, non pretendiamo tanto. Stamattina quindi c'era tutta la strada allagata? Tutta l'acqua. Io di 84 anni sono qua che un'ora ogni volta devo fare e tacere perché sennò l'acqua mi viene in cantina e in garage. È una vergogna, dai. Di questi anni con i motori, con tutto quello che c'è, con gli aspiratori, dovrebbe essere pulito come uno specchio. Vi siete rivolti mai al comune? Sì, sì, oramai. Ho già telefonato anche stamattina, ma stamattina non ci sono, solo le emergenze. Il giardino quando piove così si allaga. Le foglie ostruiscono i tombini. E qua c'è un bacello. Quando c'era mio marito ogni giorno era in comune. Sempre noi. Però dà fastidio questa cosa. Sì, da tanto, tanto, guardi, veramente. Dovrebbero fare qualcosa per questi alberi, proprio è un po' un disastro. È una vergogna, bisogna tenere pulito se vuoi Bassano col prodotto che ha, con l'esperienza che ha, con la gioia di vivere che abbiamo.